Salve a tutti gli utenti di Spazio Games, io sono Dr. White e siamo qui oggi con un video di NBA 2K14, ma non è la nostra stagione con il MyGM, con i Boston Celtics, ma bensì un video della modalità My Career, quindi la modalità in cui impersoniamo il nostro giocatore creato e andiamo via via ad avventurarci nella nostra carriera NBA. È fatta, devo dire, molto bene. Non so se anche sulle versioni old gen di NBA, quindi quelle per PS3, Xbox 360 e PC, è fatta in questo modo o se è una carriera vecchia. In questo caso è fatta molto bene, devo dire, perché ti dà una vera immedesimazione del personaggio. Ci sono le varie scelte, si possono firmare i contratti di sponsorizzazione. Devo dire che sono molto soddisfatto. Quella di FIFA dovrebbero farla così, anche perché quella di FIFA attualmente fa veramente ridere. In ogni caso, playmaker ho scelto di fare 2 metri, quindi l'ho fatto parecchio alto. Ho speso tutti i miei crediti che avevo a disposizione dalle partite giocate, da quelli che avevo sbloccato con l'app per cellulari di NBA per potenziare leggermente il mio giocatore. Adesso l'ho portato, mi pare, sul 70 di valutazione, che non è altissimo, anzi, se giocate online trovate gente tranquillamente sopra il 90, ma comunque per un inizio non è affatto male. Come inizia la nostra avventura su questa modalità My Career? Semplicemente dovrete fare una sorta di esibizione contro gli altri rookie del draft che inciderà poi sulla vostra scelta nel futuro draft. Quindi, più giocherete bene, più avrete possibilità di finire in alto. Personalmente ritengo che è abbastanza facile indirizzare la scelta. Vi faccio un esempio: se voi prendete una valutazione A più e vincete la partita, solitamente venite scelti abbastanza in alto nel draft, almeno nelle prime 3 posizioni. Se perdete, iniziate via via a scendere. Se giocate malissimo, quindi D come valutazione, potreste finire a una squadra a fondo del primo giro, come Miami Heat. Quindi, secondo la squadra in cui volete finire, cercate di fare una buona o meno prestazione. Sicuramente, se finite a Miami e siete un'ala piccola e quindi avete davanti LeBron, è più difficile giocare, avrete anche meno minuti, però potrebbe portarvi più facilmente al titolo NBA a fine anno. Ovviamente le squadre che hanno una scelta alta sono le più scarse, quindi farete più fatica anche a vincere partite, soprattutto a livelli più alti. Io ovviamente ho fatto una cazzata. Perché? Perché ho sbagliato a registrare, non ho registrato quella partita, e quindi saltiamo direttamente al mio primo ingresso in campo in NBA. Sono scelto dai Philadelphia 76ers, mi pare con la scelta numero 9, grande squadra Philadelphia. Le prime partite sarete sempre in panchina fino a quando uno dei titolari non si infortuna, e a quel punto entrerete in campo voi. Ho dovuto affrontare i Chicago Bulls di Derrick Rose, una partita difficile, comunque eravamo avanti, poi ho gestito, grazie all'abilità di passaggi, ho migliorato i passaggi, soprattutto il tiro dalla media distanza e il tiro a contatto con gli avversari, perché sono quelli più utili per un playmaker, secondo me, perché le altre erano già abbastanza alte, almeno per iniziare. In ogni caso, volevo chiedervi qualcosa su questa modalità. Come volete che affronti le varie partite? Perché giocarle tutte 82 mi sembra un po' esagerato. Non so se farmi vedere tutte le scenette, magari quelle importanti che avvengono, quindi magari i dialoghi con altri giocatori in campo, i contratti di sponsor, e magari saltare qualche partita ogni tanto per non fare una serie troppo lunga. Poi l'anno prossimo magari penseremo di iniziarla già a ottobre. Quindi ditemi voi nei commenti, ditemi se avete giocato a questa modalità, se vi è piaciuta, che ruolo avete fatto, se avete vinto il titolo NBA il primo anno e queste cose così. Quindi fatemi sapere tutto nei commenti. Noi ci rivedremo presto. Ciao a tutti. What is your mindset coming into a game like that? Well,